si sa, nel mondo dei fumetti tutto può succedere. Se poi ti chiami Leonardo Ortolani e sei considerato ormai da tutti tra i migliori fumettisti italiani, la storia diventa ancora più interessante. Ortolani, già autore di numerose parodie e soprattutto dell'anti-supereroe Ratman, non è andato molto lontano per trovare l'ambientazione de Il Signore dei Ratti, albo speciale appena pubblicato dalla Panini Comics. E così la Terra di Mezzo è diventata Terra di Qua, il Monte Fato, dove gli eroi creati da Tolkien devono gettare il malefico anello per distruggerlo, è il nostro Monte Fuso, il cui cippo cela la residenza del Re del Male tra Ascurano ed Eco di Ariolla. E tutto con tanto di mappa. Chi ha amato la saga cinematografica di Peter Jackson troverà divertente questa trasposizione, forse un po' dissacrante, ma che permette ai fans di Ratman di ritrovare tutte le caratteristiche dei personaggi di Ortolani, seppur in una veste diversa. Leo, intanto benvenuto, grazie per essere con noi. Sappiamo che la presentazione del Signore dei Ratti è avvenuta in uno dei posti più prestigiosi dove di fumetto si vive praticamente. Esatto, a Lucca in ottobre c'è stata questa presentazione dell'albo, è stata benissimo tra l'altro perché è stato presentato ovviamente dalla Panini Comics, che è la casa editrice che pubblica Ratman e tutte le cose legate a questo personaggio qua. E nei primi due giorni della manifestazione, che durava quattro giorni, nella mattinata del primo giorno avevano già venduto tutte le copie, quindi mi fa molto piacere. Ecco, diciamo che Il Signore dei Ratti è uscito nelle fumetterie, nelle librerie, nelle edicole. Sta avendo un successo strepitoso, al pari di Ratman, personaggio grazie al quale tu ti sei affermato come grande autore di fumetto. Tu fai tutto da solo, sceneggiatura, storia, inchiostri. Tolgo la matita con la gomma, pulisco la stanza, tutto. Fai tutto. Sì. E la questione è che il lavoro è sempre più impegnativo. Come riesci a conciliare Io fermo il tempo e quindi riesco ad avere delle giornate che voi non avete, quindi voi avete settimane di sette giorni, io di 10-12. Quando vi svegliate che avete un po' un cerchio di testa, sapete che io ho fermato il tempo e ne ho fatte altre quattro giornate. E in effetti no, è impegnativissimo, anche perché scrivere delle storie comiche come ti avevo già detto anche prima, insomma è una cosa abbastanza difficile, anche perché bisogna saper far ridere. Io spero di esserci riuscito, sono con un certo stile che ho sviluppato in questi anni qua, però resta sempre un lavorasse. Leonardo Ortolani, ma tutti lo chiamano Leo, è nato a Pisa nel 67. Trasferitosi a Parma l'anno dopo, prima di spegnere la quarta candelina sulla torta di compleanno, inizia a pasticciare disegnando dinosauri e personaggi di Walt Disney, fino a quando l'illuminazione non gli arriva dai supereroi Marvel. La folgorazione sulla strada del fumetto arriva soprattutto da Jack Kirby, il disegnatore dei Fantastici Quattro. Ortolani crea i suoi primissimi personaggi con il viso a muso di scimmietta a metà degli anni 70. Dopodiché la sua attività conosce un crescendo sempre più rilevante ed un numero sempre più cospicuo di prestigiosi premi e riconoscimenti. E anche grandi legittimazioni, come quando nel 93 Ortolani riceve una telefonata dal mitico Bonvi, che gli chiede di pubblicare le strisce di L'Ultima Burba, in pietosa ironia sul servizio di leva, in coda ai suoi Sturmtruppen. Mentre Ratman continua a mietere sempre più lettori fino ai giorni nostri, entrando a far parte dell'elite dei classici del fumetto, accanto a mostri sacri del calibro di Asterix e Topolino. Senti, tu ti sei divertito molto, continui a divertirti con le parodie, però il tuo cuore è sempre per l'uomo topo, uomini e topi. Ratman, che continua a mietere successi, fans in tutta Italia, un fumetto vendutissimo. L'idea dell'uomo topo è nata dal tuo grande amore per i supereroi, giusto? Sì, è nata da lì, anche perché quando è nato Ratman c'era un concorso a livello nazionale per autori esordienti, era l'89, e nell'89 era uscito Batman di Tim Burton, quindi io ho anche legato sempre al cinema queste cose così. E allora ho fatto questa parodia di Batman, chiamandola Ratman, perché mi serviva ovviamente un altro animale per poter giocare, insomma, già sul nome. E tu hai scelto uno degli animali più fortunati della Terra, naturalmente. Sicuramente, insomma, un rat, uno dei più amati, insomma, uno dei... E ovviamente da lì è nato tutto, insomma, già fatto di averlo vestito di giallo, cioè essendo lui un personaggio della notte, come Batman, del resto, vestirsi di giallo non è che voglia... è già un segnale di...
di non piena capacità mentale. Di non quindi, piena consapevolezza di sé, più che sì, altro. Sì, anche perché lui pensa di essere un supereroe, ma effettivamente non ha nessun potere, quindi è un po' anomalo, ecco, nel panorama dei fumetti dei supereroi. E quindi nasce proprio l'umorismo, nasce da questo fatto qua, da mettere nelle situazioni drammatiche di cui vivono normalmente i supereroi un personaggio che oltre ad essere piccolo, vestito di giallo, non ha neanche un superpotere da dire sì, almeno ho questo, me la cavo con questo. Anzi, per molti versi è anche sottodotato. Sottodotato, purtroppo, per molti versi. Sfortunatissimo, non solo con le donne, ma proprio in generale, quindi... ormai tra i lettori se qualcosa va male si usa dire fa insomma un po' alla Ratman, ecco, quindi sì, sì, è vero, già è vero, lo caratterizzano così. Senti, ormai la community, diciamo così, che legge Ratman è vastissima. In Italia tu stai avendo un successo che cresce di anno in anno. Quanto è difficile soddisfare le aspettative dei tuoi lettori a questo punto della tua carriera? Ratman sta per compiere 10 anni. 10 sì. anni sulla breccia sono tanti. Sono tanti, anche perché, come dicevo prima, è difficile insomma far ridere sempre. Comunque è difficile non ripetersi, per cui... quando io scrivo le gag devo sempre cercare di non fare le stesse che ho fatto 10 anni prima, quindi in effetti sì, un po' il lettore, diciamo così, sta diventando esigente, quindi vuole sempre di più, sempre di più. È piaciuto il signor De Ratti, però mi hanno detto sì, però era qualcuno mi ha detto era più carino Starrazzi, quindi come vedi sono poi dei paragoni con cui io stesso devo fare i conti, però insomma l'unica cosa che posso dire è che io metto sempre soprattutto il mio entusiasmo nel fare queste cose qua, anche perché devono divertire prima di tutto me stesso. Nei momenti in cui ho visto divertono me stesso, riescono a divertire anche poi i lettori, insomma, quindi uso questo metro di misura. Quando hai capito, piccolissimo sicuramente, che la tua vita era disegnare fumetti? Guarda, non c'ho mai... Allora, da una parte la passione per fumetto ho capito di averla fin da piccolissimo, quindi dici tu fin da 4 anni che facevo già le prime storie a fumetti, disegnavo dinosauri dividendo il foglio in vignette molto, molto grezze. Però ecco, se invece parliamo di mestiere, cioè di fare il fumettista come mestiere, è una cosa diversa. Ecco, una volta che c'è la passione, uno può benissimo svilupparla e mantenerla per il resto della sua vita, facendo anche altri mestieri. Diventare fumettista per me è stato un piacevolissimo incidente di percorso, perché non, onestamente pensare di arrivare a avere una testata mia, di avere un personaggio insomma venduto nelle edicole che piace al lettore così... Se ti dovessi dire che era quello il mio intento, ti mentirei. Tu volevi fare geologo, di fatto lo sei diventato. Ho studiato, poi... esatto, sono geologo a tutti gli effetti, ho fatto anche l'esame di Stato, però la passione poi alla fine ha preso il sopravvento e per fortuna, devo dire per fortuna, è andata bene, perché non sempre ovviamente cose così particolari riescono ad andare a segno. Insomma, ci vuole molta volontà, non è facile scrivere fumetti, non è facile soprattutto farlo con dei personaggi così particolari, ispirati anche al cinema, come ha fatto Leonardo Ottolani. A proposito di ispirazioni, Leo, io direi di concludere con un albo al quale siamo tutti noi molto affezionati. Si tratta di Quelli di Parma. Quelli di Parma è una raccolta che venne pubblicata qualche anno fa, di alcune, non tutte purtroppo, delle strisce che tu disegnasti e che vennero pubblicate appunto sulla Gazzetta di esatto, Parma. Esatto. Cose esilaranti, cose anche amare, cose molto divertenti. So che è in programma una ulteriore pubblicazione, perché in questo albo non ci sono state naturalmente tutte. No, quelle che hai le vuoi tenere per te o pensi che noi assolutamente poveri mortali, sì, potremmo, no, scherzo, rivederli? No, penso che le ristamperò presto, o nel 2005 o nel 2006, perché io purtroppo devo ragionare con termini molto lunghi, perché una serie, quella di Ratman, che nella mia intenzione andrà fino al numero 100, quindi si parla del 2014. Comunque queste strisce qua verranno recuperate, non solo queste, ma anche le altre che non sono state incluse in questo albo, su Ratman, quindi sull'albo regolare così tutta Italia potrà vedere le miserie tra virgolette di Parma disegnate da Leo Ortolani. Leonardo, grazie mille, è stato un vero piacere. Un'ultimissima cosa, se ce la puoi dire, sì. Il ratto fumetto diventerà mai un ratto sul grande schermo?
È un mio sogno, forse, diciamo così, dopo aver avuto tanto, insomma, anche dalla vita, nonostante, cioè, spero che continui ancora per un po', uno di questi sogni potrebbe essere proprio una versione animata di Ratman, o sullo schermo, in televisione, vediamo un po' come si svilupperà questa storia. In bocca al lupo. Grazie, crepi il ratto. Il suo tratto originale e le sue storie lo hanno portato ad essere ormai oggetto di studio. Infatti è da poco uscito in libreria Leo Ortolani, Cuore di Ratman, un saggio curato da Andrea Plazzi della casa editrice Panini Comics, che lo ha definito il più grande autore Marvel vivente. C'è da crederci? Noi diciamo di sì.